Parliamo di lavoro e del rischio di perdere il lavoro, ne parliamo dei dipendenti della Roma Multiservizi e lo facciamo con il nostro ospite che abbiamo appena raggiunto al telefono. Si tratta di Roberto Di Palma, Movimento 5 Stelle, consigliere comunale. Buongiorno, intanto. Buongiorno a voi, grazie, a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. C'è molta preoccupazione a Roma per i dipendenti della Roma Multiservizi. So che c'è stato un incontro anche piuttosto acceso in Campidoglio, un intervento anche suo. Vorrei che ci aggiornasse sul futuro, perché parliamo di migliaia di lavoratori, credo più di 2000 se non sbaglio. 2500. Ecco, e la preoccupazione è grande, loro sono da molto tempo sul piede di guerra. Ci racconta insomma un po' che cosa sta succedendo e come intende intervenire il Comune? Sì, allora noi adesso abbiamo approvato gli atti per la costituzione di una società di primo livello e vogliamo bandire una gara a doppio oggetto. È una tipologia di gara prevista dall'ordinamento giuridico italiano, non è stata molto utilizzata fino adesso, noi riteniamo che questa fa assolutamente al caso nostro e con questa gara noi chiediamo un soggetto privato con cui realizzare una società, un partner con cui Roma Capitale deve realizzare la società, e mettiamo a bando un pacchetto di servizi. Era l'unico modo secondo noi per mantenere unita la compagine lavorativa e dare un buon servizio alla città. E con questa modalità noi riusciamo a salvare 2500 posti di lavoro ed è quello che noi abbiamo fatto in aula martedì scorso. Ecco, diciamo che la preoccupazione di questi lavoratori non è una cosa che arriva da oggi, no? Si porta avanti nel tempo ed è una situazione che si sta trascinando. Prego, prego. Sì, l'interruzione è stata oramai da 2 anni. Con il tempo noi abbiamo fatto delle scelte, in un primo momento avevamo anche valutato l'ipotesi di una internalizzazione, ma poi ci siamo resi conto che il percorso attraverso il quale bisognava passare con le norme che sono in vigore attualmente era talmente stretto che abbiamo preferito la gara a doppio oggetto, perché ci dà una maggiore garanzia di poter tutelare sia il lavoratore e di poter offrire una buona qualità del servizio. Diciamo che martedì c'è stata una giornata abbastanza pesante in consiglio, anche perché venivamo accusati che non era particolarmente forte la clausola sociale, cioè il poter passare i lavoratori. In realtà quello è previsto dai patti parasociali. All'articolo 6 noi diciamo che c'è la clausola sociale nel rispetto della normativa vigente. È stata un po' una dialettica un po', se vogliamo, con le opposizioni pretestuosa, perché in realtà loro volevano il rafforzamento di questa clausola. Sì. In realtà noi non possiamo andare oltre la normativa vigente. Nell'interlocuzione della giornata abbiamo anche valutato di poter accogliere un emendamento. A quel punto però abbiamo chiesto agli uffici di poterlo valutare, gli uffici hanno espresso parere negativo, ci hanno detto guardate, fate attenzione che questa cosa mette addirittura in discussione tutta la gara, perché con questo emendamento si va al di là della normativa. Una forza responsabile a quel punto dice no ai giochini di palazzo che vuole mettere il punto su determinati argomenti. Noi la clausola sociale c'è e c'è nel rispetto della normativa vigente. Quindi questa non si va importante. Fuori dalla normativa? No, assolutamente questo... no. Ecco, tenga conto che poi noi ci siamo trovati negli ultimi giorni che dovevamo approvare il bilancio e dovevamo anche approvare questa delibera. Il giorno prima del 31, che poi era l'ultimo giorno come potevamo approvare la delibera su multiservizi, il giorno prima noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto andiamo avanti con i lavori del bilancio oppure portiamo in aula la gara a doppio oggetto. Ecco, noi abbiamo preferito portare in aula la gara a doppio oggetto perché era prioritario per l'importanza che riveste questo argomento. Tutto il resto, detto francamente, lo riteniamo un po' pretestuoso. Siamo a una svolta, possiamo rassicurare in qualche modo i dipendenti? Cioè guardi, io dico questo, noi già abbiamo presentato questa gara l'anno scorso e abbiamo avuto dei rilievi dall'autorità garante del mercato, sì. Per cui l'anno scorso l'abbiamo ritirata in autotutela, è iniziata un'interlocuzione con l'autorità garante del mercato e abbiamo accolto i rilievi che ci hanno fatto e poi gli abbiamo dato tutti gli atti della gara prima di andare in aula, in modo tale che eravamo sicuri che la cosa fosse corretta,
Il 6 luglio l'autorità garante del mercato ci ha mandato un suo parere positivo, noi ci siamo sentiti più tranquilli e a quel punto abbiamo portato in aula il provvedimento. Nel percorso ci sono stati altri pareri che hanno un po' rallentato la questione, ma per noi questa è la strada maestra ed è quello che intendiamo fare, e siamo convinti che con questa modalità salviamo sia l'occupazione che la qualità del servizio. Che non è certo cosa da poco, anche perché vogliamo ricordare di cosa si occupano i lavoratori della multiservizi, sono presenti in molti ambiti delicati anche, no? Sì, diciamo che soprattutto loro hanno questo appalto che si chiama Global Service e sono tutti servizi legati alla scuola, per cui bidellaggio, pulizie, trasporto disabili, il verde, ce ne sono molti di servizi che loro svolgono e hanno svolto nel corso. Esattamente, noi ne abbiamo messi quelli che riguardano la scuola, li abbiamo messi all'interno di questo pacchetto e facciamo questo tipo di gara. Beh, insomma, speriamo bene, anche perché, appunto, ripeto, è un settore che vive in grande apprensione ormai da molto tempo e sono ripetute nel tempo state le manifestazioni, scioperi. Sì, lo sappiamo, hanno bene, dubitato della probabilmente della nostra buona quest'inverno fede, parlavano, dicevano di essere stati raggirati, con un gioco di parole, no, riferimento alla sindaca. Ma devo dire, insomma, ricordo Guardi, le dico qual è stato poi l'equivoco, che noi abbiamo nel corso del tempo, all'inizio appena eravamo arrivati, avevamo detto che oggettivamente poteva essere l'internalizzazione dei lavoratori in una società di primo livello una soluzione, però poi a fronte di un'analisi approfondita di tutte le norme ci siamo resi conto che questo percorso era troppo stretto e troppo pericoloso, che poteva essere soggetto a degli attacchi, ma a dei ricorsi poi sostanzialmente. Abbiamo preferito non rischiare e cercare di andare su una tipologia di gara che ci dava maggior respiro e maggior possibilità di andare avanti che non l'internalizzazione, che era oggettivamente un percorso molto 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 stretto e pericoloso. Allora, prima questo di prego. No, concluda, credevo avesse concluso. No, questo... prego, mi dia. No, vorrei, approfittando della sua gentilezza a quest'ora del mattino, farle qualche domanda, anche visto che di questo si occupa, come ci ricordava giustamente poco fa, fare una riflessione sulla situazione, sullo stato del verde nella nostra città. Lei sa che è un tema che sta molto a cuore ai romani e che purtroppo ci sono molti parchi, aree verdi che vivono uno stato di degrado importante, tanti cittadini anche che si auto-organizzano. Proprio per il legame che c'è con il territorio. Ecco, vorrei capire che aria tira da questo punto di vista. Ormai siamo nella pausa quasi estiva, ma da settembre potremmo tornare a vedere qualche parco restituito al suo decoro e alla sua dignità? Assolutamente sì, tenga conto che il nuovo codice degli appalti, che è un codice molto complesso, fa sì che alcuni appalti che noi abbiamo messo in atto adesso siano stati un po' ritardati. Noi abbiamo 9 milioni sul verde, 5 milioni sul verde verticale e 4 milioni sul verde orizzontale. Adesso verrà sbloccato quello del verde orizzontale. E per cui che significa? Ce lo spiega? Prego. Perché parliamo anche poi che cosa alberi, significa? Potatura degli alberi, il verde orizzontale, il verticale e l'orizzontale è lo sfalcio dell'erba. Praticamente sono due tipologie di appalti diversi. Esattamente, verrà adesso a breve questo appalto verrà assegnato. Diciamo che una cosa, che noi ci troviamo in una situazione economica dove le risorse di Roma Capitale sono molto molto limitate e risicate e noi riusciamo a fare facciamo quello che riusciamo a fare, perché oggettivamente sul verde ci sarebbe bisogno di una quantità di denaro molto più alta. Ora, noi stiamo mettendo i conti di Roma Capitale, tentiamo piano piano di metterli a posto, però è un lavoro difficilissimo e molto complicato. Col tempo avremo degli spazi di manovra sempre maggiori e dedicheremo maggiori risorse sul verde di quanto non siamo riusciti a effettuare fino adesso. Per cui con il tempo siamo sicuri di poter riuscire a risolvere questa cosa e poter dare un decoro giusto alla città. Ecco, questo è quello che ci attendiamo. In che senso lei parla di spazi di manovra maggiori? Pensa a un miglior rapporto anche con il governo che possa, insomma,
concedere qualche potere in più a Roma e quindi anche diciamo che più noi teniamo a posto i conti di Roma Capitale e più ci sono, c'è la possibilità di poter utilizzare dei fondi da poter dedicare ai servizi della città. Questo è una cosa indipendente anche dal governo. Poi vediamo con l'interlocuzione con il governo quello che c'è da fare per poter dare a Roma il giusto rilievo, come noi stiamo chiedendo da molto tempo, dare anche un'autonomia gestionale più ampia rispetto, così come hanno anche le altre capitali europee. E questo è un altro discorso importante che dovremo affrontare con questo governo per far sì che Roma possa risolvere alcuni e anche temi risorgere questo lapsus. Un lapsus freudiano perfetto. Ci sta tutto. No, io la stavo ascoltando con molta attenzione, mi fa piacere che vi siano dei giovani politici che ce la mettono tutta. Un meno giovane. No, va bene. Ma quanti anni ha? 56. Va bene, giovane. Per l'età di oggi è giovane, che veramente ci credono ancora. Sì, naturalmente io sulla questione dell'autonomia ho un mio particolare pensiero, che Roma sia sempre difficile e difficilmente sarà autonoma, anche il più forte dei politici, nella gestione di determinate cose. Purtroppo, dico, non so se mi spiego. Però è l'obiettivo su cui andare, è una cosa molto importante, tra l'altro. Certamente, io ho votato la signora Raggi, per cui si immagini se io ho creduto o non ho creduto da prima in voi. Quindi mi raccomando e datevi da fare, ecco questo. Assolutamente, quello che stiamo facendo dalla mattina alla sera, con molta difficoltà, ma con grande impegno. Con molta difficoltà, lo so, con molta difficoltà bisogna mettercela tutta. Va bene, allora ringraziamo il nostro ospite. Grazie per essere stato con noi e comunque buon lavoro, ne avete tanto, non c'è dubbio. Grazie a Di Palma. Grazie ancora a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, buon lavoro. Buona giornata.